AWC, Da Vinci, innovazioni orologere e storia di Karl Claus. Per quasi mezzo secolo, la collezione Da Vinci ha brillato come un faro dell'innovazione nell'alta orologeria, incarnando con maestria la creatività e l'abilità degli ingegneri di AWC. Nel lontano 1969, la manifattura di Schaffhausen presentò in grande stile il primo orologio da polso dotato del rivoluzionario movimento al quarzo svizzero Beta 21, noto come referenza 3501. Questo orologio pionieristico si nascondeva in una cassa esagonale in oro, e la sua genesi segnò l'inizio di una famiglia di orologi che sposa l'ingegno e la creatività degli orologiai AWC con un'estetica raffinata e unica. Il nome scelto per questa famiglia di orologi non poteva che derivare da un'icona dell'arte e della tecnologia, Leonardo da Vinci. Nessun altro individuo è stato in grado di coniugare bellezza e ingegnosità con la stessa maestria di quest'uomo, considerato il più grande pittore, scultore, architetto e ingegnere del Rinascimento. Uno degli eventi più significativi fu senza dubbio il lancio del Da Vinci Perpetual Calendar, REF, 3750, nel 1985. Nel bel mezzo della crisi del quarzo, il capo orologiaio di AWC dell'epoca, Karl Claus, concepì l'ardua idea di sviluppare un calendario perpetuo meccanico, come spiega Seifer. Mentre passeggiava con i suoi fedeli cani, immaginò e delineò mentalmente un nuovo modulo calendario composto da soli 81 componenti, capace di funzionare autonomamente senza praticamente necessitare di correzioni fino all'anno 2499. Il lancio del calendario perpetuo nel 1985, in occasione del Salone dell'Orologeria di Basilea, non è stato privo di sfide. Karl Claus ha terminato un prototipo funzionante all'ultimo minuto, riuscendo a consegnarlo a Basilea appena in tempo per la presentazione. Nel 2007, AWC ha presentato una rielaborazione completa della famiglia di orologi Da Vinci. Il Da Vinci Chronograph, REF, 3764, ad esempio, ha debuttato con il primo movimento cronografo di manifattura sviluppato interamente a Schaffhausen. Il calibro 89630 ha permesso per la prima volta di visualizzare l'indicazione dei minuti e delle ore trascorsi insieme all'ora del giorno in un unico quadrante secondario. Questa innovazione è stata racchiusa in una cassa di forma tonneau. Mentre lo stile potrebbe non soddisfare tutti i gusti, ha rappresentato sicuramente un punto di svolta nella produzione tecnologica. Con circa 50 parti, rimane la cassa più complessa mai realizzata da AWC Schaffhausen. In conclusione, l'orologeria svizzera ha trovato nella collezione Da Vinci di AWC un faro di innovazione e creatività che ha brillato per quasi mezzo secolo.